ricostruire atmosfere, usi, costumi, mentalità, così da farli rivivere al lettore. Questo è quello che Danilo Stramare ha realizzato con il suo nuovo romanzo Venti di libertà, storie di alpini, di fascisti e di partigiani. Ambientato nel periodo tra il 43 e il 45, nelle prealpi bellunesi e trevigiane, tra Segusino, Valdobbiadene, Vittorio Veneto e la sinistra Piave Bellunese, è presentato venerdì 24 novembre in Sala Zancaner di Segusino. Di cosa parla Venti di libertà? Parlo della Seconda Guerra Mondiale, dal 38 fino al 45. Parlo dei problemi sorti con la guerra, della guerra civile, quindi con partigiani e fascisti. Parlo della vita dei segusinesi e di tutti i tormenti e dei disagi creati dalla guerra civile. Verso la fine parlo anche degli eccidi avvenuti nei nostri paesi dopo la liberazione da parte degli americani. Qual è l'emozione che si prova scrivendo un libro di storia, un libro storico come questo? L'emozione è grande, è enorme, perché tu ritorni con la mente e anche quasi fisicamente a quei tempi. E siccome il mondo è cambiato enormemente, ti sembra quasi di rivivere una realtà lontana millenni, ecco. E invece è vicina, perché quei tormenti sono ancora vivi tra la gente. Ecco, io ho cercato di smussare un po' gli angoli delle diatribe tra destra e sinistra, tra fascisti e partigiani, perché per me tutti quelli che sono morti per un ideale sono da rispettare. L'esperienza insegna, se volessimo lanciare un messaggio ai giovani d'oggi, alle gioventù d'oggi, cosa potremmo dire alla luce dell'esperienza di questo libro? Diciamo che i giorni d'oggi faranno fatica a capire una cosa del genere, perché per loro è al di fuori della realtà. Però sarebbe opportuno che leggessero libri come questo, se non il mio anche altri, per rendersi conto cosa vuol dire una guerra, cosa vuol dire una guerra civile e i risvolti che provocano queste avversità nella gente comune. Altri sospingono a malato un vecchio e un bambino, e le loro urla sembrano istigare ancora di più gli animali, cui abbaiare bavoso riecheggia tra i convogli. Il vecchio, vestito di nero, è talmente magro e impaurito da sembrare uno spaventapasseri, mentre il ragazzino sui 10-11 anni ha il viso semi nascosto da un berretto grigio che copre la fronte fino al limitare degli occhi. Ho avuto la fortuna appunto di leggere in anteprima questo libro, più che il messaggio direi il senso storico che trasmette questo libro è importantissimo, nel senso è memoria storica e quindi identità di un paese trasmessa attraverso delle parole, delle lettere scritte nero su bianco che sicuramente hanno importanza, almeno da un punto di vista mio personale, fondamentale, importantissimo. Ciò che potrebbe spingere, ciò che spinge, che mi ha rapito in qualche modo nella lettura, è il fatto che comunque rende benissimo dal punto di vista territoriale e la storia, quindi il racconto fa immaginare i posti, fa immaginare le persone, fa immaginare il clima e il contesto di quegli anni, per cui sicuramente è immersiva come lettura e questo sicuramente è un punto a favore notevolissimo. Abbiamo chiesto a Danilo, l'autore, il messaggio che si sente di trasmettere ai giovani. Lei che è un giovane segusinese, qual è il messaggio che si sentirebbe di trasmettere dopo aver letto questo libro? Che le idee politiche, se estremizzate, portano a eventi sicuramente disdicevoli, mentre persone con una certa apertura mentale, che non si lasciano rapire da ideologie, possono vedere le cose sotto un punto di vista più oggettivo e quindi agire di conseguenza in maniera più corretta e onesta.
Ecco, è un discorso complicato ma profondo che ho cercato di cogliere e di trovare nei archivi, nelle documentazioni private dai miei genitori, dei miei parenti e da me stesso, perché io, essendo ottantenne, ho vissuto in parte quei momenti e li ho dentro di me, li ho nella mia testa, vivi più che mai.